E questi due ascoltatori pongono con chiarezza il dilemma che ci assilla da settimane, in realtà da anni, da sempre potrei dire, però in particolare da quello che è accaduto dopo Charlie Hebdo, a Charlie Hebdo, ai colleghi di Charlie Hebdo, che è accaduto al Samuel Paty, cioè l'insegnante francese decapitato. L'occasione di tornare a parlare di satira e diritto alla satira e limiti alla libertà di espressione ci è venuta perché abbiamo letto che il vernacolino, che per i non toscani, forse per, insomma, immagino che pochi non lo conoscono, ma insomma è una rivista, un giornale che viene pubblicato a Livorno da più di dall'82, quindi insomma da moltissimo tempo, e che rischia la chiusura. Quindi noi abbiamo pensato di dare la parola al direttore e fondatore del Vernacoliere stesso, che è Mario Cardinali. Poi analizzare però con Concita De Gregorio, con Alberto Gambino, con Osho, anche il tema del diritto di satira e dei limiti alla libertà di espressione. Professor Gambino, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Giurista Alberto Gambino, presidente di Scienza e Vita, prorettore vicario dell'Università Europea di Roma. Il punto è la responsabilità della satira. Zagrebelsky l'altro giorno sulla stampa ha scritto un articolo che andava un po' contro quello che ha detto Macron l'altro giorno. Che dice il diritto, professore? Dunque, no, il diritto effettivamente ascrive la satira nell'alveo della libertà di manifestazione del pensiero, anzi per certi versi, rispetto a quello che diceva Concita De Gregorio, non deve neanche far ridere, neanche far sorridere, neanche internamente, cioè questa libertà è talmente soggettiva rispetto al riflesso nei consociati che dare poi un giudizio sulla buona o la cattiva satira già andrebbe a conculcare questa libertà di manifestazione. Altro è però la ricaduta della satira rispetto a quell'altro grande valore che è la dignità umana, la dignità della persona. E qui c'è un bilanciamento da fare, perché ogni volta che la satira va ad aggredire il cuore della nostra umanità, e beh, qui ci troviamo davanti a un altro diritto inviolabile, direi universale, che necessita di un contesto. Solo che è difficile da definire la dignità. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Se non lo fa il legislatore, in Italia per certi versi l'ha fatto il legislatore, addirittura noi abbiamo anche delle sanzioni penali su alcune offese molto dure. E per esempio in Francia non l'ha fatto il legislatore, ci si rinvia dei principi generali, tra l'altro di carattere internazionale, e viene lasciato ai giudici, alla giurisprudenza. E i giudici sono esseri umani, anch'essi incarnano con la loro soggettività una più o meno sensibilità a una certa vicenda, e in effetti ci abbiamo dei casi molto contrastanti l'uno con l'altro. Facciamo per attenzione, anche le norme internazionali poi stanno con i piedi per terra. L'articolo 10 della CEDU fa riferimento anche a contemperare, a in qualche modo mettere in qualche modo dei confini su questo diritto della libertà di espressione, anche per motivi di sicurezza pubblica, e qui non si può fare a meno di sollevare anche questo principio, perché qui ci mancherebbe altro che poi ci rimettono la vita altri consociati che invece vanno tutelati dallo Stato. Fa impressione, perché gli italiani su questo sembrano, non dico quasi tutti d'accordo, ma quasi tutti d'accordo.